Esperienza di, di lunga data, eh, anche a lui vorrei fare una domanda proprio sulla prospettiva delle cooperative. Chiedo anche a lei di essere molto concreto e di dirci quali sono le, i requisiti che non possono mancare alle cooperative oggi per arrivare a domani all'altezza del compito. Sì, se mi permette, eh, al, past, al past director del cittadino. Luigi ha perfettamente ragione nel rivendicare, nel rivendicare la storia eh, che ha portato la Brianza a essere quello che è. Fra l'altro vedo qui davanti Alessandro Ronchi che ha governato dalla regione l'albo delle cooperative. Qui c'è un presidente di quel movimento di cooperative di consumo, di lavoro, di albiate che... È stata una realtà che a fine 800 ha fatto. Dunque io però che cosa volevo dire? Riallacciandomi a quanto diceva Meregalli prima, voglio dire che quando dico che non è un territorio elettivo voglio dire questo: che se una persona di quelle che passano qui vuole fare un'impresa, nell'80% dei casi, tu lo sai, va in Camera di Commercio o con la sua partita IVA e sono il 50% delle imprese iscritte in Camera di Commercio, ma se deve fare una società collettiva fa un SRL di tre persone, artigiani e questo fa sì che la confartigianato di Monze Brianza sia la più forte sul territorio milanese storicamente. Non va a fare la cooperativa. Voi sapete che in Italia ci sono dei posti dove il 50% delle imprese sono cooperative. Per natura, per storia locale. Nel nostro territorio le cooperative sono il 2,6% delle imprese iscritte in Camera di Commercio e rappresentano il 6% del fatturato in una zona riccamente innervata di imprese, riccamente innervata di. Allora, con questo cosa voglio dire? Voglio dire che le cooperative che ci sono devono rappresentare, devono rappresentare qualcosa di significativo perché se no nel loro fare, nel loro pensare, nel loro ideare, come lo sono stati in passato, ha perfettamente ragione Luigi, come sono stati in passato, perché altrimenti numericamente non, e come visibilità non sfondano. Allora, qui dentro, tra l'altro a questo tavolo, io sono presidente di un consorzio che ha 30 soci e che opera prevalentemente sulla provincia di Monzebrianza. Eh, Giancarlo eh, CSNDL ha 35 soci cooperative, i numeri che ha detto prima Marco, cioè eh, possiamo rappresentare un movimento di sviluppo. E qui vengo alla domanda, su quali direttrici di sviluppo? Allora, io dico, la prima cosa a cui bisogna pensare sono per quello che ha detto Losa, sono le radici. Attenzione, quando si parla di radici dice, oddio, quello lì ci dice appunto quello che è successo. No, io uso la metafora delle radici per dirvi che eh, se un albero vuole crescere, ha il problema di avere delle radici ben radicate. Se vuole svilupparsi, ha il problema di avere delle radici ben radicate. Cioè le radici non sono il problema del passato. Che a volte, facciamo il caso dell'Europa, è meglio dimenticare. Le radici sono il problema del futuro, dell'oggi e del futuro. Allora, il problema di mantenere alcune caratteristiche dell'impresa cooperativa, che non può distribuire utili ai soci, che tendenzialmente attribuisce un potere grandissimo a chi lavora in cooperativa, perché gli attribuisce un voto in assemblea, che non è una questione di censo. Non è una questione di competenza, non è una questione di ruolo, che è votata ad alcuni obiettivi di... che favoriscono la capitalizzazione sociale del contesto in cui operano. Cioè, attenzione, chi c'era al convegno di stamattina ha sentito che nella cultura di moltissime imprese familiari brianzole c'è il fatto che raggiunto un certo livello di utili. Poi si fa la beneficenza sul territorio, benvenga la beneficenza sul territorio. Ma questo lo può fare alcuno, lo può fare raggiunto un certo livello di, lo può fare chi vuole. Per la cooperativa questa deve essere una vocazione alle ricadute sociali nel territorio. Ora Queste caratteristiche sono le radici. Se le radici sono salde, l'operazione di sviluppo da fare oggi, io condivido quello che diceva Giancarlo, l'operazione da fare oggi è un'operazione di apertura di nuovi mercati, di abbandono, del, eh, di, abbandono di partnership pubbliche sempre più forte, ma di minore dipendenza dalle gare pubbliche, invece di diventare partner degli enti locali in progetti di sviluppo, progetti di sviluppo dove noi siamo in, in grado di investire le loro risorse. Se io penso alle, mie, alle socie del consorzio Comunità Brianza, vedo un range di lavoro che va dall'infanzia al, allo sviluppo agli adolescenti, allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, alla cura degli anziani, a frontiere di tipo sanitario, a gestione dei beni culturali. Allora, la domanda è, questo può essere fatto in modo cooperativo? Sì. Ci sono risorse pubbliche a disposizione da gestire bene? Attenzione, ci sono se tu ci metti le tue. È finito quel periodo dove c'erano e, e, e l'Italia, la storia visto che questo siamo saggi ci facciamo, ognuno ci dice, la storia dell'Italia degli ultimi 40 anni è che avevamo periodi più felici economicamente di oggi e abbiamo sperperato il surplus, non siamo rientrati nel nostro debito e queste valigette pesanti poi ce le portiamo dietro come economia, ce le portiamo dietro dal 2008 con in più la crisi finanziaria fino a oggi. Se fossimo stati un po' più intelligenti là, meno spreconi là, meno cicale là, oggi avremmo del fieno in cascina maggiore. Però il futuro comunque è questo, e il futuro ho finito, eh, scusami, vedo che sei buona, ma eh, mi hai provocato, il futuro è quello anche di fare sinergie e collaborazioni tra imprese. Cioè, ma non è solo una questione di numeri, vi dicevo siamo il 2,5% a nome regali delle, delle cooperative in Camera di Commercio, dobbiamo fare massima alleanza fra di noi, ha ragione Brunato, ma dobbiamo anche essere capaci di interagire con quel mondo delle start-up giovanili piuttosto che delle eh, piccole imprese che sono il tessuto, che sono il tessuto imprenditoriale di tutta l'area lombarda e della nostra in particolare, dobbiamo essere capaci di interagire anche con, le grandi imprese, anche con le grandi imprese per creare sinergie e sviluppo dove noi mettiamo la nostra parte di cultura ma anche di soldi.